due segnalamenti sono insostituibili, specialmente in piccoli ingressi. La precisione del GPS può essere non sufficiente per poter fare un ingresso, diciamo, blind, senza guardare fuori. E quindi tutti i grandi, piccoli, i medi, i navigatori che hanno un po' di sale in testa non guardano il GPS entrando in porto, ma guardano il verde e rosso d'ingresso. Sarebbe un po' come guidare la macchina guardando il tom-tom o il navigatore sulla macchina senza guardare fuori.